Oggi faccio due video. Questi sono gli acquisti che ho fatto sia da Stefano che da Kurt qua in Brianza. Sono a Monza, non proprio a Monza, ma a Brugherio, c'è un centro commerciale dove la prima parte delle vacanze ho trascorso, i primi 3 giorni, poi dopo sono andata in Germania. Gli acquisti li ho fatti solo al rientro, perché ho scoperto questo grosso centro commerciale e ne ho approfittato. Non è il primo negozio Sephora che vado a visitare, ma è il primo dove faccio gli acquisti. Infatti mi ha consigliato di attivare questa, la carta. La faccio online, adesso vediamo un po' se proprio no. La verificherò un pochino più avanti, perché poi ho visto che scade, ha una scadenza molto breve, quindi sinceramente la scadenza bla bla bla, dove l'ho letta, vabbè, adesso non è importante. Vi volevo dire che sono andata a acquistare questi, che sono i famosi stickers della Sephora, che in genere sono molto carini. Io ho trovato solo questo, che sembrano dei jeans. Scusa perché gli è riflesso, ma sembra jeans sulle unghie, e mi piaceva proprio l'idea, magari non tutte le dita, ma uno, due, alternarle. E questo c'è scritto che modello è, no? È il 411, che loro chiamano Mon Jeans Boyfriend, My Boyfriend Jeans, una roba del genere. E il costo, ve lo dico subito, sono con lo scontrino alla mano, sopra, e questi costano, vediamo come lo chiamo, perché qua ho fatto tutto un conto strano, 9,90 €. Poi ho preso sempre per togliere lo smalto, e questo mi è piaciuto, che è questo, uno dei famosi barattolini dove si può immergere le unghie. Mi piace perché sono fatti apposta per eliminare quegli glitter che non vanno via con i soliti acetoni o comunque e questi sono fatti sia per le tattoo, le penne, e quindi anche gli stickers toglie, e in più anche i brillantini e cose speciali. Anche questo costa 9,30 €. Adesso vediamo un po', questi sono sempre acquisti, diciamo, di non bio. Quindi poi mi sono fatta conquistare dalla promozione delle nuove maschere, che sono un po' uno stile essence, maschera dell'orrore, che ho fidanzato, odio, mi dice sembri di tu. E vabbè, io ne ho presi 3 perché mi hanno detto che c'era una promozione. Questa è alla miele, questa è alla rosa, no, è al lotus, che è una maschera rilassante, e questa è alla rosa. Una delle 3 maschere, che costano tutte e 3 1,95 €, una delle 3 maschere la regalo a mia mamma, visto che voglio lasciare un pochino anche a lei, oltre ai regali mangerici che gli ho fatto in Germania. Mi ha dato questo campioncino di questo profumo di Narciso Rodriguez, che mi ha detto che è un profumo nuovo. Vi faccio vedere, che potete vedere benissimo l'inci, che è una schifezzuola, quindi non lo so se lo regalo a qualche mio amico o alla mia mamma. Lei ha sempre queste cose, lei non prende cose bio, dice che non ha la pelle sensibile come me, lo prende. Questi, diciamo, sono gli acquisti da Sephora. Vi faccio vedere quelli di Kurt, che nella mia zona non c'è uno store Kurt, quindi di conseguenza metto così, perché è meglio. E anche qui ho lo scontrino alla mano, così non faccio una figuraccia classica.
Allora, mi sono comprata questa cosa un pochino dark, che è un ciondolino con il cuffietto, e qui c'è scritto dietro il prezzo 4,99 euro. Ciondolo è una cosa diversa. E poi ho visto questi bellissimi orecchini, che stranamente sarà un caso, ma tutte le cose che prendo io ce le hanno le con me. E io non le guardo, capito? Guardo le cose che piacciono a me. Il fidanzato mi dice, tu c'hai il DNA da questo. Vabbè, però. E questi sono leopardati. È un genere un po' strano perché io leopardato ho solo una sciarpa, quindi. E qui anche questi costano 4,99 euro. Ma lei mi ha detto che c'era una promozione prendendo altri orecchini che avevo in disposizione lei, altri orecchini, e quindi ho preso gli altri orecchini, che al costo di sempre 3,95 euro scontati, ecco, insomma. Questi carini baffetti, che questi ho deciso che li regalano anche Silvia, non vi dico il prezzo, anzi ve l'ho già detto, ma comunque è un pensierino, perché oltre al pensierino mangereccio che ho fatto anche un altro pensierino. E poi questi belli per me, che sono luccicosi sul blu, anodi, e hanno anche questo, il costo è sempre di 3,99 euro, e me l'hanno scontato un pochino. E questi sono i brevissimi acquisti che ho fatto in Brianza. Poi dopo ho fatto un po' acquisti a livello alimentare, cioè ho comprato il riso tipico della Lombardia, della zona di Pavia, il riso italiano che ho trovato in questo centro commerciale dentro il supermercato. Abbiamo comprato qualche bottiglia di vino per i miei genitori e i genitori del mio compagno. Poi abbiamo comprato anche il grana padano per mio padre e mia madre, quindi ecco, a livello mangiareccio. Questo è il prevedibile dei primi 3 giorni in Brianza, diciamo, degli acquisti che ho fatto in Brianza, ecco. Vi aspetto al prossimo video, dove ho fatto tantissimi acquisti in Germania, quindi altro che questi 7.000, sarà molto più. Ok, vi saluto, ciao!